L'Italia ha debuttato con una vittoria eclatante contro l'Albania e oggi io e Christian, come i vecchi tempi, riviviamo le azioni salienti di questa incredibile partita di Euro 2024. Io sono l'Italia. E io sono l'Albania. Christian, tu probabilmente non lo sai, ma l'inizio della partita è stato devastante, un colpo al cuore per tutti i tifosi italiani. L'Albania ha segnato dopo soli 24 secondi. Lo sapevi? No! Inizierà qui il loro percorso Euro 2024. Non si ferma il nostro viaggio, siamo al DFB Stadion di Dortmund, teatro di questa sfida. Sfida che mette contro Italia e Albania. Questo video è in collaborazione con il sito www.it-calcio.com, ma ve ne parlerò tra qualche istante. Riusciremo a ricreare su FC24 tutti i gol della partita Italia-Albania? Lo vedremo insieme subito dopo aver scoperto che cosa contiene questo pacco. Pronti per l'unboxing? Sono le nuove maglie di calcio che ho ordinato per la mia collezione privata sul sito www.it-calcio.com. Su questo sito si trovano tutte le maglie di calcio e le tute delle migliori squadre internazionali, comprese le nuove maglie di Euro 2024. Con il codice CRICRI puoi ottenere un 10% di sconto. E se ordini 3 articoli avrai una maglia in omaggio, se ordini 5 articoli avrai 2 maglie in omaggio. Io ho ordinato 6 articoli e mi hanno regalato 2 maglie, la prima quella dell'Inter dove c'è anche l'adesivo dello scudetto da attaccare e la seconda che apriamo è quella del Napoli. Questa è una taglia M, io sono alto 1 m e 72 cm e mi calza a pennello. E ora la seconda maglia o terza maglia, non lo so, comunque è una maglia del Napoli, edizione speciale. Anche questa è una taglia M e mi calza alla perfezione. Anche tu puoi trovare le maglie della tua squadra preferita sul sito www.it-calcio.com, trovi il link in descrizione. Ed ora torniamo alla nostra challenge, dove la partita Italia-Albania è iniziata in maniera devastante per i tifosi azzurri. E infatti il primo gol dopo pochissimi secondi dall'inizio della partita è stato segnato da... Sei già in ritardo. Cosa sono? In ritardo. È vero, però Bayrami ha segnato, questo giocatore, un gol incredibile dopo pochissimi secondi dalla partita. Bayrami si avvicina alla porta, vede Donnarumma, tira, ma Donnarumma in questo caso para. Dobbiamo riuscire a fare lo stesso gol che ha fatto Bayrami e il compito è solo mio. Nessun problema qui per la difesa, questo corner. Ecco Bayrami, si avvicina, lui l'ha fatto, era in questa posizione probabilmente. Palla ancora buona. Sì, era proprio in questa posizione, ha tirato così, però la palla è passata nella vita reale, Cri. Dammi la palla, i secondi passano. Dai, Cri, eccolo qui, Bayrami, lascialo passare. Arriva qui sulla destra, tira ed è... Ma non è possibile. A porta vuota. Sì, veramente. A porta vuota. Ma perché lo butti giù, Bayrami? Ok, dicevo, abbiamo Bayrami che a pochi secondi dall'inizio della partita si avvicina alla porta di... Donnarumma e segna il primo gol! Ridono e esultano i tifosi sugli spalti dell'Albania mentre piangono i gli azzurri. Stavo dicendo nero-azzurri, che cosa c'entrano i nero-azzurri? Adesso Cri, la partita è tutta in mano tua. Devi fare la remontata con il gol di Bastoni. Ecco che Cri sta comandando Bastoni. Intervento ruvido questo. Fallo su Bastoni. Fermo,
calcio di punizione per gli azzurri. Quello di Lorenzo. Questo è Scamacca. Giusto Scamacca. Cri cerca Bastoni. Prova la traccia interna. Ce l'hai Bastoni, Cri? Ce l'avevo. Chiesa attacca l'Italia. Non c'è più Bastoni. Dai, cerca Bastoni. Bastoni mi sembra che è un difensore. Eccolo lì. Allora, Bastoni si avvicina alla porta per segnare il gol del pareggio. Attenzione! Bastoni, lo vediamo! Tira, ma viene murato! Conclusione murata. Palla verso il centro dell'area. Rigore. No, rigore! Non, no, rigore! Non c'è stato rigore. Rigore! No, non c'è stato nella vita reale rigore. Rigore! No, lo devi sbagliare, non puoi fare... Rovini la challenge, Cree. Sbaglialo! Sbaglialo, ti prego, se no rovini la challenge. Non c'è stato un rigore nella vita reale. Ma poi che... Sbaglialo! Vabbè, l'ho parato. Ok, grande. Eccolo Bastoni, dai! Deve fare il gol, Bastoni! Viene salvato! Bastoni non ce la fa, non ce la può fare. Tieni, sei tu Bastoni, prendi sta palla, Bastoni. Tieni Bastoni, ti do la palla, vai a fare il gol, vai a fare il gol. Mi sto fermo, la prendi? Bastoni, senti, prendi la palla Bastoni, ma io non sto facendo niente. Oh, ancora me. Ti vuoi impegnare, Cri? Prendi questa palla con Bastoni. Scamacca, Bastoni, vede l'area, si avvicina. Non ce la fa, ma sei diventato scarsissimo. Dai, Bastoni, non ce la fa ancora, dai. Impegnati, lo so che adesso sei diventato un pilota di Formula 1, però Jorginho, dai il manno. Guarda, manda... Neanche col pallonetto Bastoni ce la fa. Dai, prendimi la palla, Bastoni. Bastoni alla palla, si sta avvicinando alla porta. Si sta avvicinando alla porta. Fai gol con un... Nella realtà, se ricordo bene, Bastoni aveva fatto gol di testa. Qui abbiamo fatto un pallonetto, ma per la challenge va benissimo. Adesso l'Italia è sull'1-1 contro l'Albania. Siamo di nuovo in parità, grazie al gol e tocca a Barella fare un gol, possibilmente da fuori area, perché nella vita reale ha tirato una bomba da fuori area incredibile. Vai da fuori area, vai da fuori area, Cree, vai con Barella! Ma cosa fai di noi pallonetti? Tira un tiro potente. Jorginho, Di Lorenzo, con Barella. Quale? Abbiamo Barella che si sta avvicinando alla porta dell'Albania. Dovrebbe tirare una bomba da fuori area. Però Berish para. Chiesa, Di Lorenzo, stiamo cercando Barella per rivivere il gol di Barella nella vita reale. Vai con una... Un tiro da fuori area! È alto! Ecco Barella, si avvicina alla porta di Berisha. Tira! Sì! Gol! Barella! E l'Italia passa in vantaggio per 2-1. Il risultato finale rimarrà questo, però per completare la nostra challenge dobbiamo anche ottenere i 4 cartellini gialli. 2 per l'Italia, 2 per l'Albania. Primo cartellino giallo al 21esimo del primo tempo è stato dato a Pellegrini. Quindi tocca a te. Cerca Pellegrini e fammi un bel fallaccio. Ce l'hai Pellegrini? Boh. Cri, mi devi lasciare la palla perché mi devi fare fallo. Cerca Pellegrini. Ce l'hai Pellegrini? No. Scamacca, dov'è Pellegrini? In che posizione? È lui? Era lui, è lui Pellegrini. Lo supera benissimo. Non fai tirare, devi fare fallo. Ok, hai Pellegrini, vienimi da dietro, fammi un fallo. E questo sì, fallo, lo chiedo, lo chiedo. Giallo? Richiamo. Solo un richiamo. Allora qua per prendere il giallo devi fare 2 falli. Dai, vienimi addosso con Pellegrini. Ok. E questo è giallo, dai. Sì, giallo per Pellegrini, grande Cri, ce l'hai fatta. Ok, adesso giallo all'Albania al giocatore Broia. Tocca a me. Io non so neanche se ho Broia in squadra. Ce l'ho Broia? Sì, è l'attaccante dell'Albania. Quindi prendi la palla con un difensore e io ti faccio un bel fallaccio. Broia chi è? No, prendi tu la palla, Cri. Tieni, Broia. Che fai? Prendi la palla, Cri. Fatti fare il fallo. Vai in difesa, vai in difesa. Broia, ce l'ho. Stai fermo, stai fermo. Chiama il fallo. Giallo? Richiamo. Allora qua siamo in una situazione in cui l'arbitro dà il giallo al secondo fallo. Abbiamo capito. Broia, ce l'ho, ce l'ho. Stai fermo. Ti ho mancato.
Via quello lì, via quello lì. Scivolata per il... Non ti becco, non ti becco. Via, via, se non lì è rigore. Esci dall'area. C'ho broia. Che ti fa una scivolata? E questo è giallo. Come fai a sapere? Rosso. No, che è rosso. No, scherzo, giallo. Giallo. Sì, giallo! Abbiamo ancora pochi minuti per completare la challenge. Giallo di Calafiori, dell'Italia. Ce l'hai Calafiori? No. In panchina? No. Oh, non abbiamo Calafiori, ragazzi. Ma chi è sto Calafiori? Vabbè, vai tu con... Ragazzi, ci siamo dimenticati di chiamare Calafiori in squadra. Anche Ox. Ah, no, sì, è qua. Quindi, passiamo alla fase successiva. Arber Oxa. Devi metterlo. Non ce l'ho? È lì. Alber Oxa, dell'Albania, entra in squadra per fare un fallo ed essere ammonito. Ce l'ho Oxa, ce l'ho, eccolo qua. Deve essere ammonito, Oxa! Dai, ammonizione subito! Niente? Ma neanche un richiamo? Ce l'ho Oxa, ce l'ho Oxa, ce l'ho Oxa! Appena entrato! Brutto fallaccio! Giallo. Giallo subito, grande! Allora ragazzi, io non so se la challenge è valida o no, perché noi ci siamo dimenticato Calafiori nella squadra dell'Italia. Decidete voi con un commento se la challenge è stata superata oppure no. Lasciate anche un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i video successivi con me e Christian. C'entra! Ma che fai? Fatto gol, scavacca. Ma no, no, questo non c'entra, non c'è stato nella vita reale. Tu stai stravolgendo la realtà, Cri. Sì! Ragazzi, ha rovinato tutto il nostro Christian. Ma che 3-1! Non è stata 3-1 questo. Giallo! Un altro giallo! Ma Scamacca non è stato ammonito! Avevo pensato di aver superato questa challenge nel modo perfetto. E che successe? Cri, la chiudiamo qui? Chiudo? Sicuro? Perché due palle? Gol! Ma no, no! Non hai capito il senso della challenge. Ragazzi, vi svelo un segreto. Cercate su YouTube il canale Ninja Gamer e poi venite a dirci qualcosa.